parte che c'ho un mal di testa che metà basta. Collezionisti, cosa andremo a fare oggi? Visto, regà, che siamo alle porte dell'ottava giornata di Serie A, mi son detto, perché non fare un bel pronostico dei big match che ci sono? Anche perché tra sabato e domenica c'è in programma Lazio-Inter e Juve-Roma. Quindi, regà, oggi andremo a fare l'unboxing di 7 bustine per andare a cercare di capire il pronostico, il risultato di questi due big match. Magari, regà, fatemi sapere sotto nei commenti i vostri pronostici di queste due partite. Poi, regà, a fine video vi mostrerò alcune figurine che potranno forse esaurirsi o comunque sono lì lì per andare via. Sono figurine molto interessanti, quindi se siete malati di collezionismo come me, io direi di rimanere fino alla fine del video, perché alcune di queste figurine potranno essere usate come investimenti. Comunque in tanti me lo chiedete sotto nei commenti di fare questo tipo di video. Vi ricordo, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale che si trova proprio qua sotto. È completamente gratuito come sempre e soprattutto è un canale per malati di collezionismo come me. Ma si sente con raffreddore? Forse per questo mal di testa. Vi ricordo anche che se volete sempre essere aggiornati su tutto quello che accade nel mondo Panini, su tutte le rookie, su tutte le esaurite, vi lascio il link in descrizione della mia pagina Instagram, che con le mie storie sarete sempre aggiornati su tutto, raga. E anche sulle uscite. E già che parliamo di uscite, raga, prima di andare di là a spacchettare questi 7 pacchetti, devo rubarvi giusto 40 secondi per parlarvi della FIFA 365 2022. Date di uscita, raga, sembrerebbe essere tra il 15 e il 21-22, quindi ancora una settimana dovremo attendere almeno. Ma comunque la Panini, come sempre, non rilascia nulla di ufficiale. Le figurine, ragazzi, saranno grosse tanto quanto quelle dell'anno scorso, però a differenza dell'anno scorso verranno messe una sopra l'altra e non a fianco. Delle squadre italiane troveremo Inter, Milan e Juve. E se parliamo di rookie, regà, alcune rookie che così ho visto al volo, ma poi sicuramente ci saranno tante altre, saranno quella di Mukoko del Borussia Dortmund, Xavi Simons del PSG e la rookie di Musiala in maglia Bayern Monaco. Tra l'altro è la sua prima figurina in maglia club, perché paradossalmente la sua prima figurina in generale è quella con la maglia della nazionale in Euro 2020, tra gli aggiornamenti della Germania. E ragazzi, se avete ulteriori domande, seguitemi su Instagram che vi rispondo a tutte le domande che avete. Non vedo l'ora che esca lo starter pack, perché è una delle mie raccolte preferite questa. Detto questo, raga, io non mi perderei in chiacchiere e andrei di là a fare questo pronostico dell'ottava giornata. Eccoci qua, ragazzi, pronti a fare questo pronostico dell'ottava giornata tra Lazio, Inter e Juve Roma. Qua ci sono alcune figurine che vi mostrerò a fine video che sono a rischio esaurimento. Magari, raga, scrivetemi sotto nei commenti chi è questo angolino qua di giocatore che si vede. O senza barare, mi raccomando. Vediamo chi indovina. Ecco qua i 7 pacchetti adrenaline. E io direi subito di cominciare a spacchettare, raga. Sperando, vediamo subito di fare qualche punteggio. Abbiamo Lazovic dell'Ellas, Bonucci, 1-0 Juve sulla Roma, che porta in vantaggio proprio la squadra bianconera. Abbiamo José María Callejón, Domenico Berardi del Sassuolo, Aram, idolo, e quella rara è Diamante Raspadori. Andiamo subito con il pack dopo, dai. Abbiamo Bardi del Bologna, Martinez quarta della Fiorentina, ancora, raga, ancora Bonucci. Ma come è possibile? Due pacchetti di fila Bonucci. No, raga, è impossibile. Comunque sta di fatto 2-0 ed è destino che segni Bonucci domani. Poi abbiamo Mario dell'Atalanta, Romagnoli, idolo. E l'ultima è Zaniolo della Roma Stella, che porta sul 2-1 il risultato e accorcia. Andiamo con il packaging dopo, vediamo, dai, sperando ovviamente di trovare un altro Bonucci. Abbiamo Lazovic, Mazzocchi del Venezia, Schneg, sempre del Venezia, Iaiolo dell'Udinese, poi abbiamo Augello e l'ultima è un idolo Chiomber. Andiamo con il quarto pack, vediamo se dice un po' bene. Abbiamo 1-0 della squadra milanese dell'Inter con Roberto Gagliardini. Poi abbiamo José Palomino, Luperto dell'Empoli, Arnautovic del Bologna, raga, che mi mancava molto bene. Quagliarella Stella e l'ultima è Pereira, super combo dell'Udinese. Così al volo, raga, i risultati sono 1-0 per l'Inter contro Lazio, di 2-1 tra la Juve e Roma, ma mancano ancora 3 pacchetti. Andiamo con il primo, dai. No, raga, ma è impossibile, ancora Bonucci, non ci credo, basta! No, raga, è impossibile. Cioè, raga, ho aperto 5 pacchetti, 3 Bonucci. Non è possibile, raga, è impossibile. Penso che nessuno su YouTube Italia abbia trovato così tanti Bonucci di fila. Comunque, Padelli dell'Udinese, Caicedo della Lazio che va a corcia distanza e va a pareggiare con l'Inter. Abbiamo Sottil della Viola, Quadrado, 4-1 tra Juve e Roma. E l'ultima è Skriniar, difensore insuperabile, che riporta in vantaggio l'Inter. Andiamo con il sesto pack e, raga, se non segna sabato Bonucci, io non so che dire. Abbiamo Maele, che tra l'altro anche lui l'avevamo appena trovato, Giovanni Simeone del Cagliari, Burabia del Sassuolo, Leao del Milan, poi abbiamo Davide Faraoni, idolo, e l'ultima è della Juve, Quadrado super combo, prima tutto campista e ora super combo. Ultimo pack, vediamo se la Lazio riesce a pareggiare e la Roma pure, ma la vedo dura. Abbiamo Samuele Ricci dell'Empoli, Kirikes del Sassuolo, poi abbiamo va 2 gol la Roma, però ormai 4-2. Poi abbiamo Mimmo Criscito del Genoa, Wallace dell'Udinese e l'ultima è, vediamo chi è, Luis Alberto della
la Lazio che va a pareggiare la Lazio con l'Inter e finisce per 2-2 all'ultima card. E raga, penso che questi pronostici siano stati assurdi, perché 2-2 tra Lazio e Inter ci sta, ma raga, 5-2 tra Juve e Roma è assurdo, tripletta di Bonucci, ma fate doppietta quadrato, mi pare un po' esagerato. Vi ricordo di scrivervi sotto nei commenti i vostri pronostici di queste due partite. Detto questo, raga, io ora comincerei a mostrarvi le figurine che secondo me saranno un buon investimento. Partiamo con quella che vi ho mostrato l'angolino per tutto il video e l'avete riconosciuto, raga? E parliamo di lui, Valderrama di Francia 98. È ancora disponibile in Panini, è uno dei più grandi talenti colombiani della storia del calcio. Quindi, raga, se è ancora disponibile, cosa aspettate? Prendetelo. Poi, raga, Champions League 2007-2008. Abbiamo una delle primissime figurine di Dani Alves, ai tempi ancora Daniel Alves. Non sono sicurissimo, potrebbe essere tranquillamente una delle sue rookie, forse la sua rookie proprio primissima. Comunque, raga, è un'ottima figurina, è uno dei calciatori più vincenti della storia del calcio, ve la consiglio. Poi ora passiamo a tre figurine, non una. Non sono acquistabili sul sito Panini Italia, ma raga, sono ancora disponibili in Spagna, quindi si trovano su eBay a un prezzo abbastanza ragionevole. E parliamo dell'attuale allenatore del Manchester City, ex allenatore del Barcellona, Pep Guardiola, raga. È uno dei migliori allenatori del mondo, della storia del calcio, ha cambiato il calcio col suo stile di gioco. Raga, gli allenatori secondo me sono molto molto sottovalutati e un giorno varranno qualcosa. Abbiamo la figurina del 2008-2009, poi abbiamo la figurina del 2009-2010 e la figurina del 2010-11. Forse la più particolare è quella 2008-2009. Raga, guardate com'era acconciato sulla panchina. E se vi stavo consigliando Guardiola allenatore, e non poteva mancare assolutamente la sua figurina in versione giocatore. E la particolarità assoluta di questa raccolta è che le figurine dei giocatori della Spagna hanno tutti indosso la maglia dei club e non di quella della nazionale per motivi di diritti. Poi, raga, anche qua molto molto sottovalutate sono le figurine femminili, e qua possiamo ammirare di Francia 2019 del mondiale, che tra l'altro hanno vinto. Abbiamo Rapinoe, sempre degli Stati Uniti, che ha vinto anche il pallone d'oro. Poi abbiamo Lama Rosan, che anche questa è veramente interessante come giocatrice. E l'ultimo è Alex Morgan, uno dei migliori talenti del calcio statunitense. Ultima ma non di importanza, Champions League 2001-2002, abbiamo la figurina di Gigi Buffon, che secondo me è veramente veramente molto interessante, anche perché non l'ha mai vinta la Champions League, raga. Quindi questa è assolutamente da avere. Raga, fatemi sapere sotto nei commenti se volete anche un altro video riguardante alcuni consigli, perché ce ne sono veramente un miliardo che potrei darvi. Vi ricordo, raga, di sfondare il tasto like se vi è piaciuto il video. Detto questo, con questa bellissima figurina di Valderrama vi lascio direttamente al prossimo video.